Buonasera, sono Artur Calindri, ma potete anche più semplicemente chiamarmi Re Artù, in quanto quest'anno sono stato eletto dai miei sudditi re nel mio piccolo paesino. Quindi io sono, quest'anno devo comandare il mio piccolo regno. Cosa si intende per comandare? Intendo per controllare la produzione e la vendita delle mie piantagioni di pistacchio, sì, perché gli altri anni venivo sempre qua e presentavo dei piccoli sketch di cabaret, ma ormai la comicità ho visto che non rende più, infatti anche l'anno scorso sono andato a casa subito. E allora, perché io ho una comicità un po' difficile, un po' arriva, dopo, quando arriva dopo ridete, però all'inizio non è che faccio molto ridere. E allora volevo appunto presentare i miei prodotti, in quanto io nel mio regno ho questi omini che lavorano tutto il giorno lì nelle piantagioni di pistacchio e io invece mi occupo personalmente della vendita. Allora, perché il pistacchio? Avete anche voi un locale che ultimamente sta rendendo poco, vi frutta poco? Sì, mettete più pistacchio anziché tutti gli altri tipi di mangiare, di stuzzichini, diciamo così. Il pistacchio quando lo si mangia lascia quell'odore più di... vabbè, dopo casa. E i locali che hanno iniziato a mettere i miei pistacchi nell'arco di qualche mese hanno raddoppiato i loro incassi. Allora, noi produciamo piante, vendo anche piante, semi e il frutto. Il frutto essiccato diventa il pistacchio, però è pistacchio anche quello appena nasce. E perché vi voglio appunto portare a comprare questo pistacchio? Perché se sei a casa e non lo so, ti senti solo, non ti abbatti? Compra da me qualche chilo di pistacchi. Dopo, sempre dopo. Inoltre, questi omini che lavorano tutto il giorno lassù nelle piantagioni di pistacchio, loro sono diventati un po' verdi e sono bassi così perché anche il pistacchio è basso, non so se la conoscete come piante, tutta storta così. E questi omini, a forza di raccogliere pistacchi, ogni tanto perdono le dita. Sì, ma dopo gli ricrescono, non è che non gliele tagliamo così. E io notavo la sera che là nel campo c'erano appunto queste luci verdi, così ho detto, sono andato su nella pistacchieria e ho visto tutti questi pezzi di dita verdi e ho detto, beh, queste dita qui se le metto sotto sott'alcol, così in casa, dopo si è visto che tutti questi barattoli sono diventati fluorescenti. Io adesso in casa ho 10 barattoli, c'ho una casa piccola, dai, di 500-600 metri, così ho 10-15 barattoli di dita d'omino verde e vedo che è tutta illuminata e così noi nel nostro regno risparmiamo. Cioè, se volete qualche dito d'omino verde, vendiamo 200.000 lire ogni dito. Sì, nel mio regno noi siamo rimasti indietro e noi commerciamo ancora in lire perché, ma non quest'euro 1936-26. E allora noi continuiamo con le lire. La corrente costa troppo? Compera, dito d'omino verde. Grazie, grazie, ho visto che dopo, poi, quando arriva. Inoltre, cosa abbiamo insieme per fare una buona vigna di pistacchi? Io ho anche importato delle larve aspiratutto direttamente dall'Iraq. Queste larve verdi qui che appunto
le butti così nel campo e ti asciugano, ti prosciugano quasi tutto. Infatti, è molto consigliato ai clienti che hanno dei giardini, e appunto consiglierei di non fare alle mogli che fanno sempre i soliti regali ai mariti, la schiuma da barba, il rasoio, così. Donne, se avete il laghetto in giardino, regalate qualche larva al vostro maritino. E le donne nel mio regno, perché io sono molto astuto, le ho messe anche a lavorare anche loro, sì, perché prima andavano sempre gli omini a lavorare. Allora io ho detto: anche voi che siete a casa e non fate mai niente, perché non iniziate a fare la maglia? E ho detto, invece di stressare sempre i mariti, state a casa a fare le berette, perché questi omini, in inverno, col freddo, quei 2 mesi freddi così, gli si staccavano le orecchie, non gli cadevano, e dopo non ricrescevano come le dita, perdevano queste orecchie. Sì, facevano molto luce, però non ricrescevano. E allora gli ho detto: donne, fate le berette. Dopo, sempre, ma con calma, eh. E hanno iniziato a fare queste berette, che le vendiamo anche a 40.000 lire. Dopo, assieme alle berette, hanno fatto le peppucce, hanno iniziato a fare la calzamaglia, i maglioni, e tutto fatto a dita, sempre, perché così anche le donne perdono queste dita che sono diventate verdi, perché io i miei omini, quando vanno nella pistacchieria, li voglio tutti uguali. Non ci deve essere uno diverso da... Io voglio tutto in fila, tutto ordinato, tutto sul verde. Punto, se volete le nostre berette, chiedetecele larghe o strette. Io saluto e ringrazio nuovamente, e anche se magari non fa ridere, poi a casa magari con calma ci sentiamo. Vorrei volare come volano le rondini. Vorrei volare tra paesi e città.